suo, anche se con un'altra maglia. Adesso da Santucci che va a trovare subito Cuir, partenza da guardia, va dentro con la facilità del tonno che si taglia con un grissino. Dall'altra parte per la risposta, che palla dentro per Ibard. Va Ibard, altro scarico, piedi per terra, Cuir! Il ferro si beve, la conclusione è pesante. Meglio, Ragusa ne ha veramente molta, molta di più, senza guardare, Romeo dentro per Cuir! 11 a 0, time out al Pala Einaudi, super inizio della passa all'acqua Ragusa. Landi vuole Toffolo, Toffolo arriva e bel tiro anche di Sara Toffolo, ottima l'iniziativa del numero 0 di Moncalieri. Hesitation di Taylor dentro con lo scooter e dice anche questo è valido. Lui giocava su questo campo con la maglia della defunta pallacanestro Torino, dentro Toffolo, si gira benissimo, era un'opzione, Giacomelli ha preferito Miletic che prende, tira di Rusiccova, altra chance da tre per Moncalieri e la mette Miletic. Adesso da Taylor, Asia Taylor contro Ibard, può attaccarla, l'attacca, passo dell'Oca e va dentro il primo canestro casalingo di Joe Vallù. Meno 4 nuovamente per la libertà, aveva messo a posto i piedi, magari era deciso di gestire ulteriormente il possesso senza forzare immediatamente. Miletic dentro, Rusiccova, mano sinistra, legatissime a questo ambiente. Cuir, boom, Awak, Cuir, ravvicinato, Vallù prende, tira, bang, Giulio Vallù, pari 28, prende, attacca, scarica per Ostarello, lo scadere, canestro importantissimo, Samantha Ostarello, mette per terra, Santucci riesce a rimontare in un secondo momento, tripla di Cordone, boom, Cordola con tre falli coinvolte nelle operazioni Miletic! Wow! Da Ibard contro Rusiccova, Rusiccova tiene Ibard! A segno, bel canestro! Da una parte e dall'altra, un pochino meno. Vallù! Va dentro da Miletic, subito! A segno Montalieri! Passaggio veramente a sorpresa, Cuir contro Cordola, le sguscia via, Cuir parte davanti a Cordola, dentro ancora, wow, Cuir ne fa vedere una diversa al possesso, Ragusa, Cordola, Vallù prende, tira ancora, le fiamme sulle retine, persa però da parte di Vallù che voleva troppa mostarda, Ibard ci sbaglia, palla che prende la traversa e poi Giacomelli dentro da Toffolo, la uncina, scarico per Giacomelli, dall'angolo the captain Romeo prende, spara ancora Nicolo Romeo che viene ostacolata con qualsiasi tipo di mezzo, poi però si ricorda di essere Awak Cuir, più 8 Ragusa. Vallù, anzi Landi ci prova, dentro, dentro la tripla di Tabella, non necessariamente dichiarata di Arianna Landi, e allora 5-8-5-3, ci spalancate, va dentro Taylor, facile, facile, Vallù chiude il palleggio, ha bisogno di una mano, gliela da Reggiani, cadendo, Erika Reggiani, qui era vicino al pallone, prova ad avvicinarsi, angolo Santucci che va a trovare Cuir che non può sbagliare, vorrebbe anche il fallo, la vittoria, la conquista Ragusa, sulle immagini delle due squadre che si salutano e si riconoscono, si va a chiudere questa partita che è stata comunque bellissima. Allora da parte di Jacopo Bertone, grazie per aver scelto queste voci, questa voce e questo collegamento, ci si risente alla prossima palla. Abbiamo qua il microfono coach Recupido della Passa l'Acqua Ragusa, complimenti intanto coach per la vittoria, una vittoria che, anzi una partita che è iniziata nel migliore dei modi,
facendo un parziale veramente importante. Poi Moncalieri è tornata molto vicina, in alcuni momenti ha veramente fatto sembrare che potessimo correre alla stessa velocità fino alla fine, e negli ultimi 5 minuti invece la vostra esperienza ha veramente fatto la differenza per portare a casa la partita. Settimana prossima avete la Coppa Italia, accoppiamento con Lucca. Qualche parola sui match che andrete ad affrontare sul termine della stagione, così come sulla performance di oggi. Grazie per i complimenti, io li rigiro tutti a Moncalieri perché ha fatto una partita strepitosa dal punto di vista dell'intensità. Ci hanno messo spesso in difficoltà, con tanta energia, con difesa aggressiva, anche con buona soluzione in attacco. Poi alla fine ovviamente la nostra superiore fisicità ha prevalso, abbiamo controllato meglio i rimbalzi, abbiamo difeso un po' più attentamente nel quarto quarto e abbiamo giocato di più la palla dentro. Sul fine della partita abbiamo preso vantaggi un po' vicino al canestro. Ovviamente noi abbiamo avuto una brutta percentuale ai tiri liberi e al tiro da tre punti, che di solito viaggiamo sul 40%, e oggi mi pare che abbiamo avuto il 16%, quindi sicuramente questo lo abbiamo pagato nel corso della partita. Però ovviamente bisogna fare i conti con gli avversari ci hanno tolto le nostre certezze, quindi a loro vanno i complimenti. Per la Coppa Italia affrontiamo Lucca, che è una squadra in questo momento in grandissima salute. Noi siamo di nuovo un cantiere aperto perché stiamo reinserendo le atlete che sono state a lungo infortunate, e quindi stanno cambiando di nuovo gli equilibri e le dinamiche un po' all'interno, e si è visto che spesso in alcune situazioni siamo stati molto farraginosi. Però insomma avremo altri tre allenamenti da fare prima della Coppa Italia e speriamo di affrontarla con serenità e goderci il percorso della kermesse. Ovviamente le favorite sono sempre le solite, quindi noi andremo lì con lo spirito di cercare di fare il meglio possibile, che significa battere Lucca e significa eventualmente disputare una gran semifinale, e poi il percorso si vedrà. Grazie mille coach, buon ritorno a casa e bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie, buonasera. Awak, sei l'MVP della partita, hai chiuso con 26 punti e con 13 rimbalzi, hai fatto tantissimi danni nel pitturato, in area, ma anche da lontano, facendo dei tiri molto importanti all'inizio con una tripla frontale e anche con tantissimi tiri dall'angolo. Intanto complimenti per la vittoria, parlaci della tua performance, della squadra e anche delle partite che andrete a giocare da adesso alle prossime settimane, che chiuderanno il campionato per i vostri playoff. Thank you, first of all, and I mean, I'm really proud of my team for getting this win. Moncalieri is not an easy team to beat. They play very free, and it's hard to play against a team that can just play together and just play basketball. So I'm happy we got the win. For the future, we have Coppa Italia coming in, so we're excited for that. I feel like we had a lot of injuries in the start of the season, but now we have all the players back, so we're getting back to the groove, and everybody's just learning to play with each other. So yeah, I'm excited for the future. And hopefully we make it far. Thank you. Grazie. Buon ritorno a casa. Grazie. Grazie. Ovviamente non è mai bello commentare una sconfitta, però penso che l'atteggiamento che abbiamo messo in campo oggi sia stato degno di questa categoria. I primi minuti ovviamente hanno fatto la differenza. Ragusa è andata sopra di 11 punti e non è mai facile ricominciare da un parziale così. La cosa molto positiva è che la partita è iniziata in un modo analogo contro Bologna la scorsa settimana, e il parziale è cresciuto ogni minuto. Invece oggi siamo riusciti a rimetterla in piedi un possesso per volta, e siamo arrivati anche non troppo lontani dalla fine ad essere punto a punto. Ovviamente quello che cerchiamo non è essere a livello di Ragusa in questo momento, però sono segnali positivi per le partite con Broni che dovremo affrontare nelle prossime settimane. Al Pala Tagliate di Lucca arriva oggi il Fila San Martino di Lupari dell'ex Lollo Serventi. Al salto a due ci sono Kaz Marzic da una parte e Shelly dall'altra. Maria Miccoli finta il tiro. Lo scarico su Dietrich, ci prova dalla linea 6,75 e trova i primi tre punti del match. Miccoli prende il fondo e lo scarico per Natali, che alza la parabola. Ancora Maria Miccoli, prende il centro, appoggia a tabellone.
rimbalzo è di Parmesani che apre subito su Dietrich. E l'assist di Blake Dietrich per il canestro di Carlotta Gianolla. Punti. Kelly. Finalmente. Il pertugio giusto, il movimento giusto. La palla è recuperata da Dietrich. Riparte Dietrich, non sente ragioni, appoggia col sottomano mancino. Va dal capitano Miccoli, ancora Dietrich, ancora fronte a Calesso e trova stavolta la tripla. Va da Frustaci che prende subito il tiro da tre. Trova la tripla Sofia Frustaci. Dall'altra parte Guarise, sfortunata nella conclusione. Il rimbalzo di Parmesani che però ha un po' troppa fretta nel servire Frustaci. Recupera il fila e ci sono due punti di Silvia Pastrello. Natali, sul lato debole, pescata bene da Maria Miccoli. Il rimbalzo è di Pilabere, ancora Pastrello, ancora Pilabere. Filippi, in post basso, da Varaldi. Guarise prende il tiro da tre, trova tre punti. Dietrich, la finta, l'assist per Kacmarsic, appoggia canestro e fallo per lei. Il tentativo di Kelly, questa è una bella azione personale da Varaldi. Milazzo e l'assist per il canestro di Chelsea Mitchell. 32 secondi all'intervallo lungo, in uno contro uno. Hey! Kelly, benissimo, mette il primo, prende il tiro da tre, ancora a bersaglio Ilaria Milazzo, non trova lo spazio, ancora Dietrich, Miccoli che finta un bel passaggio a Dietrich e poi realizza, recupera palla intanto Natali, resiste, affida a Parmesani, in reverse Francesca Parmesani, glaciale. Pilabere a cercare Milazzo, prende subito il tiro, brava a cercare Frustaci, 11 secondi per concludere l'azione. Frustaci, il canestro impossibile di Sofia Frustaci. Natali, la stoppata Gianolla, ancora Frustaci e Dietrich prende la tripla, va a bersaglio, prende il fondo, raddoppiata da Miccoli in collaborazione con Frustaci, lo scarico è per Mitchell, chiusa benissimo da Gilli, ancora Kelly, fa sportellate con Miccoli e trova in maniera anche un po' fortunosa il canestro. Rimessa affidata a Mitchell che pesca Pastrello. E ci pensa però Blake Dietrich. Miccoli, ancora Dietrich, Kacmarsic, il cuore del pitturato. Due punti per Aga Kacmarsic. Brava! Natali, lo scarico su Frustaci. E la tripla di Sofia Frustaci. Pastrello prova a velocizzare l'azione offensiva. Kelly, lo scarico per Pastrello in reverse. Bravissima Kelly. Miccoli prende il tiro. E la tripla del capitano. E la palla muore in mano a Natali. La palla, sì, finisce così. Con la vittoria del Gesang Gas in Luce Limura Lucca sul fila San Martino di Lupani con il risultato di 69-60. Coach Luca Andreoli, il Pala degli Adri si conferma un fortino indisponibile, perché qui ha vinto soltanto Venezia, peraltro dopo un overtime è arrivata la decima vittoria consecutiva contro una squadra che, come sapevamo, già avrebbe provocato delle difficoltà, e così è stato. Diciamo così che dopo una bella partenza, i primi due quarti sono stati un po' il cobbe in cuore della partita contro Sassari, grande partenza, poi nel secondo periodo c'è stata la risalita delle giallonere. E comunque nel secondo tempo, fatta eccezione per parte del terzo periodo, siete sempre stati in controllo piazzando lo sprint finale. Sì, ma intanto i complimenti vanno alle ragazze, perché anche oggi è una partita
che si è rivelata non semplice, hanno trovato la chiave per provare a portarla a casa contro una squadra che comunque arrivava da un periodo di partite molto intenso e sicuramente non fresca. L'altra cosa che devo fare i complimenti a San Martino, perché è chiaro che quando fai un primo quarto del genere dove eravamo pressoché perfette in attacco e in difesa come ritmo che vogliamo imporre alla gara, però loro sono stati bravi con la zona a toglierci ritmo, noi meno bravi ovviamente a trovare controsoluzioni producenti in poco tempo. È chiaro che ci sono due squadre, ognuno fa la sua tattica, e devo dire che Lollo oggi è stato molto bravo, perché nel momento giusto ci ha tolto il ritmo offensivo per tutta la partita, che poi le ragazze sono state brave a cavallo tra diciamo a metà del terzo quarto, quando siamo andati sotto di uno con due canestri strani di Milazzo, a riprendere il ritmo e dare un parziale che ci ha portato a più 12 in pochi istanti. Questa è un po' la faccia della nostra annata, che nei momenti peggiori, anche senza la necessità di chiamare time out, in un momento che si poteva chiamare time out, perché sicuramente è stato il peggior inizio terzo quarto della stagione come livello di energia, le ragazze hanno trovato dentro di loro delle motivazioni extra per portare a casa la partita. Ecco, sì, c'era inutile girarci intorno. Dopo l'infortunio di Wise aleggiava un po' il punto interrogativo su che Luca avremmo visto. Da quel momento in poi mi sembra che la tua squadra, ne avevamo già parlato dopo la partita contro la Virtus Bologna, però sta dando delle risposte veramente esaustive. Anche oggi Sofia Frustace ad esempio si è confermata su dei livelli altissimi, essendo glaciale proprio nei momenti in cui la partita lo richiedeva. Sì, è chiaro che quando si perde una giocatrice del valore tecnico e morale di Sydney, l'esterno è chiaro che dica cosa può fare Luca adesso, però sono ragazzi che comunque è dal 20 agosto che lavorano, questo l'ho detto mille volte, come tutte le squadre, però è una squadra che si è unita e sempre durante le difficoltà ha trovato il modo di reagire, perché dopo la sconfitta di Broni, la squadra ha 6 sconfitte di cui 3 nelle prime 4 giornate. Dopo la sconfitta di Broni andiamo a vincere Campobasso, perdiamo a Bologna in maniera non nostra, diciamo con poca energia, senza Agnieszka, Sassari viene in casa nostra, vinciamo senza Agnieszka. Andiamo a Costa, una partita controllata per 30 minuti, si rompe Sydney, perdiamo di 5, facciamo 3 vittorie consecutive. Credo che ormai queste ragazze abbiano dimostrato di avere di essere diventati una squadra vera, ecco, e nei momenti di difficoltà si sono state sempre brave a stringersi, a darsi una mano, e adesso raccolgo i loro frutti. Poi oggi Frustaci, settimana scorsa Frustaci Parmesani avevano dato tanto, oggi Carlotta è andata meglio della settimana scorsa, Caterina Gigli aveva dato tanto, tutte stanno dando il loro contributo. Devo dire che devono essere contenti di loro, del lavoro che hanno fatto, adesso di godersi questa Coppa Italia, perché all'inizio dell'anno non è che in tanti ci davano credito, e quindi dobbiamo andare là con la testa alta, sorridere e giocare la miglior pallacanestro possibile, sapendo che in questo momento stiamo facendo i massimi che possiamo fare. Sì, hai detto bene, te comunque eri stato non profeta, avevi indicato, cioè alla prima conferenza stampa che risale ormai quasi un anno fa, a maggio del 2021, la palestra Eco Wellness, tanto la possiamo citare visto che è il nostro partner, avevi posto come obiettivo, anche per magari dare ancora più entusiasmo all'ambiente, l'ingresso nella Final Eight di Coppa Italia. Adesso poi c'è subito una bellissima partita contro Ragusa, che proprio a ridosso della sfida contro di noi ha ritrovato tutte le sue straniere. Sì, devo dire che giochiamo contro una squadra che al momento è sotto di noi in classifica, ma che sicuramente è una squadra con ben altri obiettivi, una squadra che gioca con 3 straniere di livello WNBA e soprattutto hanno un budget che è totalmente diverso dal nostro, giocano Romeo, se pensiamo che Ostarello parte dalla panchina, credo che come italiana dalla terza in giù non ci sono tante squadre che abbiano una giocatrice del genere che entra alla panchina. Santucci, che è diventata una giocatrice per me incredibile in questo campionato, Ebbard trova forma, Taylor è una giocatrice costante, diciamo che
giochiamo contro una squadra molto forte, però dobbiamo andare là e essere noi, sorridere, giocare la migliore pallacanestro che possiamo fare e poi vedere al 40esimo, alziamo la testa e vediamo cosa è successo. Sicuramente dovremo, dopo una sconfitta o che sia una vittoria, uscire col sorriso, perché più di così queste ragazze non possiamo chiedergli. Allora Blake, un'altra grande vittoria in casa contro un avversario molto difficile che vi ha tenuto in partita fino alla fine, però ancora una volta con grande carattere e grazie al vostro gioco siete riusciti a ottenere l'ennesima vittoria. What a fight on this Sunday. We have played against a good team, mm-hmm, that make a good defense, especially in second and then third quarter, mm-hmm, but you and your teammates have played a good final quarter and win the game. Yeah, I think we are learning both against Sassari last week, yes, and this. Sorry, it's okay, English. Okay. We're learning a lot how to stay composed and focused and not getting nervous and like making mistakes when the team changes their defense, because teams are starting to play zone against us and we have to learn to stay calm and continue, and we've been able to do that and maintain our focus so that we can win. Even if we have some bad moments, we stay together. Ecco sì, in settimana abbiamo imparato la lezione avuta contro Sassari, perché eravamo partite bene nel primo quarto, sì, poi nel secondo c'era stato il ritorno della squadra avversaria, un po' come è successo quest'oggi, sì, questo pomeriggio, quando loro hanno cambiato la difesa nei nostri confronti, però siamo stati bravi a imparare quella lezione, focalizzarci nuovamente sulla partita e riuscire a vincere. Next week the league is stopped, mm-hmm, but there is the first important moment of our season, sì, the Italian Cup. Sì. We can play. Mm-hmm. We will play against Ragusa, mm-hmm, for the second time, mm-hmm, in this season. Mm-hmm. What match you will be wait? Che partita ti aspetti, via, contro Ragusa? Sì, la prossima. Sì. Contro Ragusa. They're a very difficult team, but I think they're in a little bit of a difficult moment. Mm. So I hope that we can win against them and move on. And it will probably be Schio in the second round, but that's okay. We're ready to play Schio. We're ready for any challenge. I think this team is so strong because every player who plays could have 15-20 points in the game, and so that makes us really hard to guard. Schio is the same. Any player could have 20 points, but I think we will be ready for the challenge. Sì, affronteremo una squadra molto difficile come Ragusa, che anche in campionato riuscimo a vincere, ma lottando, e se dovessimo passare il turno saremo contro Schio, chiaramente una grandissima squadra, ma noi non abbiamo paura di nessuno perché giochiamo 5 contro 5 e possiamo vincere, quindi siamo pronti per questa competizione. Coach Lorenzo Serventi, allora coach, è stata, a mio avviso, la sua squadra ha giocato un'ottima partita, al di là dell'esito che è stato positivo per Lucca, perché va considerato che eravate la terza partita di una settimana, avete giocato a Sassari, che non è proprio a 20 km da San Martino e Lubari, con le rotazioni accorciate perché da un po' di tempo non avete da inizio anno né Janicic, tanto meno Russo da fine febbraio, però siete riusciti a colmare il gap che avevate accusato nel primo quarto, rientrando in partita, poi dopo alla fine la maggiore precisione di Lucca nel quarto periodo ha fatto pendere la bilancia da parte dei locali. Sì, hai fatto una disamina ottima, tenendo anche presente che noi abbiamo fatto 6 partite nel giro di 10 giorni, praticamente, o poco più, e non è la prima volta che ci capita, perché siamo stati purtroppo colpiti parecchio dal Covid, abbiamo già fatto altre 6 partite e ne avremo altre, adesso abbiamo la Coppa Italia, poi dopo abbiamo dopo 3 giorni Empoli, poi dopo 2 giorni andiamo a Faenza e poi dopo 3 giorni abbiamo Campobasso, quindi è difficile per noi perché, come detto te, abbiamo 2 giocatrici molto importanti fuori. Però la squadra non molla mai, siamo stati bravi un po' a cercare di
mettere qualche sassolino agli ingranaggi di Luca, che comunque reputo che sta facendo un ottimo campionato. Complimenti anche a coach Andreoli, che è molto bravo, secondo me, e Luca sta facendo un ottimo campionato. Quindi siamo riusciti a mettere qualche sassolino, poi alla fine sono mancate anche un po' le energie e è venuta fuori anche la forza di Luca, questo senza dubbio. Ecco, questo per te è il primo campionato a San Martino e Lubari, è un progetto che è l'anno zero, questo, perché è tutta una squadra nuova, fatta eccezione per il capitano Marcello Filippi, però direi che la stagione a 3 giornate dalla fine della regular season più la Coppa Italia, voi siete stati sempre dentro ai playoff, l'obiettivo vostro iniziale era la salvezza, direi quindi che il voto è veramente ottimo. Sì, tra l'altro abbiamo molte ragazzine del 2003-2004, Guarise, sono entrate anche oggi, Guarise, Arado e Varaldi, oggi hanno giocato, anche Varaldi mi è piaciuta, quindi abbiamo tante ragazze, è l'anno vicino zero, abbiamo cambiato tanto e siamo riusciti a fare, secondo me dovevamo salvarci, a fare un qualcosa in più, sono molto contento, questo è grazie anche a un'ottima società, grazie anche a un'ottima squadra che lavora sempre sodo, parte in questo momento che dobbiamo gestire le forze, facciamo fatica ad allenarci perché siamo veramente cotte, ma non per colpa loro ovviamente, quindi grazie a una squadra che mette sempre grande disponibilità sul lavoro e quindi le cose insomma ci sono venute bene e adesso vogliamo finire al meglio, però sappiamo che insomma le energie sono poche, ma resettiamo, pensiamo alla Coppa Italia e dopodiché abbiamo subito Empoli, però devo fare i complimenti anche ai ragazzi anche oggi, perché hanno dato tutto e hanno cercato di fare il massimo per questa partita. Aggiungo io grazie anche a un ottimo allenatore, perché la carriera parla per te, dove sei andato hai sempre fatto bene, questo lo dico io, infatti lo dico io. E ultima cosa, Lorenzo, il campionato ormai è quasi finito, la stagione regolare, salvo tutta la sequela dei recuperi, semmai si competeranno, sì, perché ci sono tante squadre con moltissimi asterischi, sì. Ti volevo chiedere, non apriamo questo file, no vabbè, chiudiamo il link, esatto. Ti volevo chiedere un po' che giudizio hai di questo campionato, tutti gli allenatori che si sono alternati a questo tavolo sono stati concordi nel dire che rispetto all'anno scorso c'è stato comunque un salto di qualità generale. Sì, assolutamente sì, ci aspettavamo un campionato dove le squadre un po' piangevano miseria perché c'era stata la pandemia, in realtà tutti hanno costruito un ottimo roster, l'anno scorso forse senza offendere nessuno, Antonio, nessuno, Battipaglia e Vigarano erano leggermente un gradino sotto, quest'anno invece tutti hanno costruito una squadra dove tutti possono perdere, da, a parte le solite note, da chiunque, quindi per dire, di recente Broni ha vinto a Ragusa, poi frutto anche questo calendario ancora di più, comunque è un campionato veramente duro, molto livellato e quindi non è facile star sempre, cioè non è facile, perché appena ti distrai un attimo puoi perdere una partita. Allora, Silvia Pastrello, si è tornata qui dopo le 2 stagioni trascorse in bianco e rosso, è stata, a mio avviso avete giocato un'ottima partita considerando il livello dell'avversario contro la quale vi siete dovuti confrontare, più che altro perché per voi era la terza partita della settimana, nel mezzo poi con la trasferta di Sassari che non è proprio dietro l'angolo a San Martino e Lubari. Diciamo che giocare 3 partite da un bel po' di settimane, 3 partite in una settimana non aiuta, siamo molto stanche, cerchiamo di preparare le partite al meglio, però a poco tempo, bisogna rimanere sempre concentrati, non è facile né per noi né per lo staff, noi cerchiamo sempre di dare il meglio durante le partite. La stanchezza si vede, però non lo possiamo usare come scusa e non possiamo permetterci magari di iniziare la partita così, potevamo iniziare magari il gap che abbiamo avuto all'inizio, magari non ci ha permesso di giocare, cioè l'abbiamo recuperato però poi l'abbiamo accusato per tutta la partita. Ecco, per te è la prima stagione a San Martino e Lubari, una squadra completamente rinnovata con un nuovo allenatore, l'unica giocatrice che è rimasta è la vostra capitana Marcella Filippi, però direi che il voto per la vostra stagione, quando mancano 3 partite alla fine, più la Coppa Italia che ospiterete, direi è decisamente positivo. Sì, sono molto contenta, mi sto trovando molto bene quest'anno e mi trovo molto bene con lo staff, con le giocatrici, siamo state un po' sfortunate per gli infortuni, magari potevamo toglierci qualche soddisfazione in più, però comunque stiamo cercando di dare il meglio, stiamo cercando di andare oltre gli infortuni e sono molto contenta di far parte di questa squadra davvero. Ecco, che effetto ti ha fatto ritornare in questo palazzetto, visto che è stata la tua prima esperienza lontano dalla tua regione per due anni? Un po' di nostalgia mi è venuta vedendo le mura, però... No, è sempre una bella città, è sempre bello tornare dove si è stati bene, mi ha fatto molto piacere rivedere tutti i tifosi, la squadra, lo staff, è sempre bello tornare. Terni insieme a Ivana Razzi, poi più vicino a canestro, Trucco ed Ercoli, intanto la prima penetrazione
su precedenza di metterci tanta aggressività. Dopo magari parliamo delle scelte delle due squadre, quelle del Jazz abbastanza obbligate di questo campionato. È difficile che faccia queste scelte, ma magari ci sono scelte tattiche su qualcuno dell'avversario che le può pulire a rimbalzo. Allora Zandalasini in palleggio, rimane Mancini, prova a Turner fino in fondo, la numero 20 fondo della difesa, poi trucco ancora per Guacmi, taglio forte di Vanarazza al centro dell'area, la mette per terra di mano Mancina, si gira, si appoggia al sapere di rotazioni e numeriche. Infatti si cerca sempre di controllare il ritmo del gioco, intanto Vanarazza la spiaggia, sbaglia la conclusione, allora Fietta può provare a far correre l'attacco, Razza fuori per tutto, un'altra tripla della numero ecco, Guacmi ancora a fronteggiare proprio Cecilia Zandalasini, che per un attimo cambia, concede l'arresto e tira la numero 20 del Panato. Anche noi Guacmi cerca di guardare trucco, poi parte in uno contro uno su Zandalasini, tra la Fietta dal mezzo angolo, non va per un attimo in 4 contro 5 la Virtus, ma dall'altra parte la recuperata di Panzera, la zona forse per la prima volta in questa partita. Guacmi trova la fine Panzera, ancora partenza verso sinistra, trucco liberissima Guacmi, ancora una volta un palleggio per mettersi in ritmo, ribalta per Panzera, due palleggi per provocare il cambio, ci sarebbe Ercoli vicino a canestro, parte l'Allianz con Guacmi, 8 secondi per andare al tiro, la numero 24 vorrebbe andare da trucco vicino a canestro, poi decide di attaccare ancora in arresto, palleggio. La specialità di casa, specialità di casa, è come se non facesse altro da sempre, risponde Doico. Per quanto riguarda il gesto, lo stesso spirito, io disconosco anche Matteo che sembra avere cambiato qualcosina, Zandalasini da lontano, ribalta Razza, Panzera, 4 per andare al tiro, trova nuovamente Razza, un palleggio per mettersi in ritmo, arriva fino in fondo, segna per lei, compresa la recuperata in precedenza, 35-30, Guacmi da 3 dal palleggio, gli arbitri nel secondo tempo, primo fallo va da 6 di squadra per il Chiasco, ora deve andare a raddoppiare, Turner vicino a canestro, Ciavarella darà di sempre la sua pizza, 42-44, 2-35 al termine del periodo, da lontano Dojkovic, sua tecnica veramente sopraffina, comunque è solamente il quarto del periodo, non concede liberi, Panzera dalla distanza rispallendo su un tablocco di che prova a mettersi vicino a canestro, chiude ancora il palleggio a Panzera, Trucco in qualche modo riesce a girarsi sulla sirena nel passaggio interno per Trucco, vediamo proprio Dojkovic contro Merisio, falli da spendere, sì ovviamente la lascia però prendere la conclusione dalla distanza, non bene, se ribaltamento per Zandalasini invece che attacca, il recupero di Merisio, non arrivano le compagne se non ora Guacmi che è sempre la prima da match, poi si va a mettere spalla a canestro, Marazzo non se la sente di servirlo, allora Guacmi ribalta per Panzera da 3 Ilaria Panzera con un po' di difficoltà, le cerca ancora il pallone Turner, mamma mia che difensore che è Turner, le vede tutte, poi Guacmi batte la difesa, arriva fino in fondo e per liberarsi Barberis le restituisce il pallone, Merisio continua a mettere pressione, Cinili da lontanissimo, dentro, fuori, secondi riciclati nell'attacco del Gias con Panzera che alla fine riescono a trovare, Trucco libera da 3 vale. E italiana va verso destra, prova spalle a canestro Guacmi, la pressione di Barberis, Panzera in avvicinamento per non aver subito fallo, non capisco, Razza poi va da Fietta, Guacmi spalla a canestro contro Dojkovic, si svita sulla linea di fondo, Giazzini contro Panzera, sfide fra giocatrici dall'enorme talento, Dojkovic penetra contro Fietta, arriva fino in fondo, segna, subisce Turner, va da Zandalasini contro Panzera, palleggia resto e passaggio per Dojkovic da 3. Intanto se posso, tantissimi complimenti a Gias che ha giocato una partita veramente eccezionale viste le condizioni in cui si sono presentate con molte assenze, e un augurio di cuore a Sara Crudo che speriamo che si riprenda veramente al più presto. Ma come avevamo preparato? Sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà perché già all'andata fumo sconfitti e soprattutto pensavamo di essere preparati sulla loro difesa, sui loro cambi difensivi,
E devo dire che l'inizio è stato buono, poi chiaramente ci siamo addormentate e non posso dire che abbiamo giocato bene il piano partita di attacco, però almeno nel secondo tempo abbiamo difeso forte, abbiamo recuperato. Ma no, soprattutto volevamo stare più larghe, a spaziare più il campo, perché nel primo tempo veramente abbiamo perso molti palloni cercando magari dei mismatch sui loro cambi che non ci portavano vantaggi. Perciò avevamo deciso di aprire un po' più il campo e di muovere più velocemente la palla. Diciamo che in parte ci siamo riusciti, ma volevamo anche velocizzare il gioco per non giocare sempre a difesa schierata. Beh, apprezzato di più sicuramente la reazione, perché comunque queste sono ragazze che non mollano mai, e anche in una partita comunque non bella giocata dal punto di vista tecnico e offensivo, però c'è stata una reazione che magari un'altra squadra poteva magari subirne altri 11, no, del primo tempo. Invece sicuramente sono state brave a non lasciarsi andare. E quello che di meno invece sono state le palle perse, la poca lucidità in attacco e soprattutto l'atteggiamento difensivo del primo tempo, che a parte i primi 3-4 minuti poi è stato chiaramente passivo. Nel secondo tempo si è vista un'altra difesa. We knew that it's going to be a really tough game, like the last one, especially because we lost the home game against Jazz. So we really prepared well, but the first half showed that as we prepared very good, but they showed that they're very tough and we struggled because we didn't play our best basketball. Definitely defense, because we are the team that from defense we are gaining the power, and when we play more transition, faster, when the ball is going faster, then we have a lot of easy open shots, which we made in the second halftime. So I think when we started to play that kind of basketball, what is our style, we played our game. In the first half, we were slow, we didn't play defense, and we were really having a hard time to attack the basket. Negative that when we, especially mentally, when we are not 100% in the game, we can have problems with every team. But also I think when we are 100% in the game, we can play against everyone. So I think we need to have approach to the game like we had the second halftime, and bring this to the cup and make good basketball. E direi che il compito è facile, gestire le rotazioni. Avevamo fuori quattro giocatrici, Crudo, Dotto, Graves e Arturi. Non c'è un grande problema nel gestire le rotazioni. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, onestamente in difesa abbiamo fatto un ottimo lavoro, li abbiamo messi in grande difficoltà, pur essendo una squadra con tantissimi talenti e una straniera soprattutto forse per noi immarcabile. Vale Ellison ha fatto un buon lavoro, diciamo che la difesa uomo non posso dire che è andata male, ma neanche l'attacco, è ovvio che loro alla fine hanno avuto più lucidità di noi banalmente e hanno vinto la partita, insomma, ma hanno avuto anche una reazione, perché eravamo avanti, sono arrivate pari, abbiamo rifatto un piccolo break e poi un piccolo break finale, alla fine diciamo che forse tre punti di Doicic sulla penetrazione si potevano anche evitare se c'era il fallo, e forse anche sulle penetrazioni di Guetmey forse un falletto ci poteva stare, ecco. Allora, sicuramente quello che apprezzo di più è la loro reazione e la loro voglia di buttare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice. Stasera eravamo veramente in grande difficoltà numerica, ma nessuna di loro si è tirata indietro. Questo è sicuramente una dimostrazione di appartenenza al GEAS e di voglia, voglio dire, di andare oltre le difficoltà. Quello che dobbiamo sicuramente fare è in attacco cercare di tenere il meno possibile la palla ferma, muovere la palla, lavorare di tocchi per arrivare poi a una soluzione di tiro, ma senza stare troppo ferme e fossilizzarsi su un lato del campo.
Dopo la partita di Faenza abbiamo avuto poco tempo in realtà per preparare questa partita, però eravamo concentrate sulle nostre caratteristiche, sapevamo che Bologna era una grande squadra, ma viste le nostre difficoltà siamo entrate in campo mettendoci il cuore sempre. Abbiamo fatto una partita di grande cuore e anche nei momenti di difficoltà siamo state unite, ce l'abbiamo messa tutta, l'abbiamo giocata fino alla fine, quindi sono molto orgogliosa della mia squadra. Stavolta ci siamo. Avevamo problemi di audio, adesso la mano c'è. Intanto Jablonski a metà campo inizia la sua maratona quotidiana, anzi settimanale, in sul campo da basket. Renderzeska, il fallo, il canestro proprio di Burkholder e un tiro libero aggiuntivo. Convertire un canestro anche abbastanza semplice per lei, qui si trova a raddoppio a tutto campo, buona rotazione, si tiene palla Jun, prova un bello scarico per la principessa della Serie 1, una giocatrice che mi piace tantissimo. Quanti De Villa, l'arresto e il rimbalzo offensivo, si buttano tutte sulla palla, ne esce Empoli con il tiro di Jun, 12-10, 3 secondi, 2 secondi, sprefico di Matilde Villa che la trova proprio fuori dai tre punti, tiro ben costruito di Costa Masnaga qui. Un buon tiro, però Caloro si butta, consegna l'assist a Matilde Villa. Caloro che ormai le sa mai stare, molto più gioco di gruppo, insomma, non sono sbagliate o giuste. Intanto qui la telepatia classica delle due Villa, 1-2, Villa to Villa uguale canestro, e la più 5 Costa. Riparte l'ondata da parte di Empoli, mani addosso e non fallose per gli arbitri, il raddoppio sempre sul lato, Ruffini che tira da 3 e il canestro della numero 5 Irene Ruffini. Bene giocata l'arbitro sulla linea di fondo che era Chiara Bettini, arbitro che non fischia, va dentro Stoichkov con la mano destra, palla buttata, una specie di remix in chiave femminile, ancora 8 secondi alla terza. Comunque tanta confusione in campo, ancora non riesce la partita a trovare a qualche fiammata di qualità, ma anche qui un tiro veramente incredibile. A 4 bocche di fuoco più Jablonski dà la possibilità, intanto Burkholder gira ricciolo il passo di incrocio per canestro di Kirby Burkholder. Applausi qui, bel movimento, grande. Ma sicuramente per costruzione della squadra è stata sicuramente la più attiva, la più lucida. Intanto qui difficoltà ancora per Costa Masnaga contro zona, che non riesce a trovare con semplicità un tiro, ma oggi la semplicità di fare canestro per questa ragazza. Cliccare per Renderzeska che va corta sul ferro e quindi Matilde Villa può ancora accelerare come è sua natura. Si trova una bella rotazione, finalmente la Costa Masnaga che riusciamo a riconoscere, tripla di Jablonski, pronto dall'altro lato del campo per mettere la tripla che gli manca. Jablonski ovviamente quasi con le mani sul pallone, ma è contropiede per Empoli che con Renderzeska trova due punti che chiudono l'emorragia, in questo momento meno 12 per la statunitense di Costa Masnaga, importantissima, pochi errori per lei, sempre di grande precisione e qualità. È arrivato il classico rimorchio, intanto Navicciute, partita che va a ondata, adesso c'è l'ondata del canestro ad ogni azione, nulla da fare per lei dalla lunga distanza, il rimbalzo di Bernardi che il piglio, l'agonismo ce l'aveva Burkholder di sinistro, ancora stessa azione di prima, prende il rimbalzo da Jablonski e sigla il più 12 Costa. Sì, riesce. Aiuto sul fondo, ottimo da parte di Laura Sprafico. Va dentro Matilde Villa. Hesitation! Ma scusa, quanto è stato in aria? Canestro e fallo. Andrà per un tiro libero supplementare. Galleggia la ragazza col numero 6. Bocchetti aspetta l'uscita proprio di
Baldelli, la numero 11 con la sua immancabile fascetta, resto tiro dalla lunetta, ottimo il canestro, ha giocato a nascondino con il pick and roll, ha trovato un buon canestro dalla media, una volta trova un'autostrada davanti e no, la piastrella non l'hanno sistemata bene, ancora no, da questo lato proprio non c'è trippa per gatti in questo quarto, bello il passaggio di Ruffini per Ramberzesca e il canestro, il meno 11. Stoichkova, ce l'ho, Entra anche Jun, intanto il canestro, bello! Vale doppio, perché è sulla piastrella. E Baldelli a spingere sull'acceleratore, Barkholder a gestire la palla fuori dai tre punti, gioca con la sua lunga compagna di nazionalità e qui prova a prendersi la responsabilità a cui chiedevamo. Bel passaggio, bel taglio, bel canestro. Anche sul lato sinistro del campo Baldelli, qui Bocchetti fa la voce grossa in situazioni di pick and roll sia da una parte che dall'altra, poi si mette in proprio, segna la tripla, cambio, entra anche l'ultima della rotazione che è scintillante, è arrivata a 14 punti segnati, intanto qui esce di prigione Balossi che prova a trovare nuovamente con la rotazione Beatrice Caloro che mette un'altra tripla alla sua partita. Eleonora Villa, l'assist per la neoentrata e festeggia Antonini il suo ingresso in campo con un canestro. Termina la partita, Mao e amici che si cite a, ci avete ascoltato e seguite da casa. Coach Seletti, vittoria importante che vale 2 punti in classifica, non però una partita che ricorderemo. No, decisamente no, è stata una partita dai contenuti tecnici avvilenti, onestamente, dove veramente abbiamo concretizzato pochissimo, abbiamo tirato il 30% dal campo, abbiamo tirato il 50% ai liberi, abbiamo trattato male proprio la partita in assoluto, brutta, orrenda, e vabbè. Alla fine portiamo a casa questi 2 punti qua, come dici te, siamo stati molto 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 imprecisi all'intervallo, quello che dicevamo è loro hanno perso 18 palloni, noi abbiamo 8 punti in contropiede, com'è possibile? Eravamo nettamente sotto ritmo, nel secondo tempo non abbiamo fatto molto meglio, a dirla tutta. Sì, sì, lo commentavamo dopo il primo cambio di Matilde, dove non aveva cominciato la partita nel migliore dei modi, è entrata spingendo sull'acceleratore per 4 azioni di fila e lì è cambiato completamente la sua partita e la squadra. Non si è però riusciti a trovare continuità, ogni volta che c'era da giocare difesa schierata si faceva tanta fatica, soprattutto contro zona. Sì, sì, è un momento dove facciamo un po' fatica a prendere ritmo e a metterci in ritmo anche a vicenda e da questo punto di vista l'assenza di Vittoria Levi è più pesante di quello che non possa sembrare, perché uno pensa che lei sia un difensore, ma in realtà è un equilibratore di gioco e è quella che gioca per le altre, cioè che mette in ritmo le compagne prima di pensare a segnare lei, e quindi questa cosa qua un pochino ha inciso oggi, però è in assoluto un momento in cui non siamo brillanti. Bene vincere quando non si è brillanti. Il ruolo di Kirby può comunque essere una svolta in questo finale di campionato, ovviamente l'abbiamo ancora vista prendersi poche responsabilità offensive, quanto c'è di margine? È quel tipo di giocatrice che può moltissimo, sì, ha un margine enorme, nel senso che è anche lei un'equilibratrice, una ragazza molto intelligente, forse troppo intelligente per certi versi, che tende sempre a cercare il problema di Jablonowski. Sì, 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 però cioè, Kirby 20 punti nelle mani in questo campionato qua, 20 punti nelle mani, quindi dobbiamo trovare il modo di farle prendere i tiri che vuole, e lei deve mettersi in condizioni di attaccare con più continuità al canestro, insomma, perché sicuramente è una che ha della qualità e si vede. Notizie sui recuperi? Ancora nessuna, però incrociamo le dita. Siamo con Kirby Buckholder, ultima arrivata in casa Costa. Kirby, nice to meet you and I'm very happy to introduce you to our Costa fans. And what's your first sensation about Costas and your teammates and your coach?
My first impression was everyone was just really welcoming. So all the girls, the coaches, the management, everyone was just really nice and welcoming. I like the style of play. This team plays really hard in the first two games that I've been with. So it's just been enjoyable to be here so far. Ecco, Kirby dice che è stata ben accolta da tutte, dallo staff del coach, dalle proprie compagne, è ben impressionata dalle proprie giocatrici che giocano un basket duro, un basket che piace a lei. And your second game, first in front of Costa's fans, what your feeling about a lot of this crowd is very noise crowd? Yeah, it makes it exciting. It feels supportive, so it's nice to always have fans supporting you, behind you, and cheering for you. So it makes the home environment fun to play in. Ecco, ho chiesto a Kirby come si sentisse di fronte a, per la prima volta di fronte al proprio pubblico, ed è eccitata anche dal pubblico e da come l'ha sostenuta e ha sostenuto la squadra. Kirby, abbiamo visto che ancora non si è inserita in tutti gli schemi offensivi e hai preferito giocare per la squadra che prenderti qualche situazione individuale. We saw that you prefer to pass the ball and also shoot or make individual player. Why? Perché? I like to do both, but very team oriented. So this game, it just kind of depends how the game goes, you know. And I felt like this game, it just more so happened to pass and find my teammates when I was had the opportunity, you know, I will shoot, and maybe some other games I'll shoot more than this game, but this game is just how it went to find my teammates, which I also enjoy to do. Ok, gli ho chiesto perché, ho detto perché avesse passato di più la palla che hai tirato, ho detto a me piace fare entrambe le cose, in questo momento mi sento di fare come ho giocato oggi, quindi coinvolgere anche le mie giocatrici, poi magari in un futuro avrò tempo e modo di poter prendere maggiori conclusioni individuali che sono nelle sue corde. Thank you, Kirby, and very happy to be here for you. Thank you. Siamo con Coach Cioni. Coach, una partita non bellissima dal punto di vista estetico perché i punti pesavano tanto e vi siete giocati fino alla fine, avete lottato fino al 40° minuto, una partita che però vi ha visto uscire sconfitte da Costa Vasnaga. Sì, una partita, diciamo che non è un grandissimo spot per questo sport. Primi due quarti secondo me giocati male, mi permetto di dire, cioè, non con una bella pallacanestro da entrambe le squadre. Poi dopo però Costa ha meritato, ha giocato bene, si è sciolta. Noi siamo rimasti in quel mood lì, sbagliando tanti tiri aperti anche e soprattutto nei primi due quarti. Dispiace perché mi aspettavo qualcosina in più a livello di intensità, non abbiamo mai riuscito a tenere un buon ritmo. Quando arrivavamo a prendere ritmo poi puntualmente perdevamo due o tre palloni di fila che ci toglievano di nuovo il ritmo che eravamo riusciti a avere. Dispiace anche perché comunque sia pronti via, Bocchetti si è subito fatto mano a caviglia, poi dopo è rientrata, per noi è importantissima e ci ha messo un po' di tempo poi a riprendere il ritmo, però ecco, dispiace per questo, Costa credo abbia oggi meritato di vincere. Una partita come abbiamo definito noi qua, diciamo a ciappanò, quindi a non fare canestro, forse troppi errori, errori da ambo i lati, però più pesanti quelli in continuità da parte vostra. Esatto. E poi un'altra domanda sulle condizioni di Stoichkova, è stata una botta, una distorsione all'inizio, cosa si potrebbe dire su questo infortunio che speriamo possa essere il minore davvero? Sì, quello dei tiri sbagliati all'inizio, ripeto, all'inizio noi ci siamo presi dei buoni tiri sbagliandoli e ci hanno un po' minato le certezze, peccato perché non dovevamo far questo, dovevamo continuare a prenderci dei buoni tiri. Invece ci siamo nervositi, abbiamo cominciato a perdere troppi palloni, questa credo sia la chiave della gara. Stoichkova ha un po' di paura lì per lì, nel fortunio c'è stato, le valuteremo settimana, credo e spero sia veramente solo una botta. In bocca al lupo, coach, per la stagione. Crepi.
Ritorno di Baldelli su un campo che l'ha tanto amata, penso che ci siano sempre delle emozioni particolari. Sì, è sempre, per me è sempre un'emozione, comunque, cioè, lo sapete, è una parte di cuore, cioè Costa per me è un pezzo di cuore. Quello quindi di cui commentavamo era anche il fatto che un pezzo di Matilde Villa è anche merito tuo. Più che altro non so come l'ho marcata l'ultimo anno, non so come è successa questa cosa, però sono riuscita a marcarla, pazzesco. Oggi partita bruttina, sia da una parte che dall'altra si è fatto fatica tanto a fare canestro e a trovare un minimo di continuità all'interno della gara. Per voi sembrava un momento un filo migliore, oggi invece però una battuta d'arresto. E c'era un po' di tensione perché comunque per noi ora tutte le partite sono fondamentali, perché stiamo cercando di prendere punti, di rubare punti il più possibile per arrivare almeno ai play-out, però certo, quando inizi le partite così, comunque con Costa che mette sempre le mani addosso, difesa aggressiva, cioè per noi era complicato, lo sapevamo, ci abbiamo provato ma non siamo mai riusciti a prendere il filo della partita. Sì, ho visto che avete anche alternato tanta uomo zona per provare a complicare la situazione di lettura. La sensazione però era che quando Costa correva non ce n'era, quando invece doveva controllare contro difesa schierata, che fosse uomo che fosse zona, ha fatto più fatica. Sì, no, sul contropiede, sulle ripartenze lo sapevamo, che infatti noi cercavamo di abbassare il ritmo perché non saremmo arrivate a fine partita al loro ritmo, quindi. Però la tripla su questo canestro è ancora capace di metterla. Grazie Vale, alla Grazie prossima. A voi. Ciao. Ciao.